Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Colpo Gobbo. Io mi sono sparato subito i primi tre episodi di Netflix legati alla serie della Juventus. Ragazzi, andatevela a vedere se non l'avete ancora vista, perché ne vale assolutamente la pena. Poi oltretutto, se non avete Netflix non avete neanche tante scuse, potete crearvi una mail nuova, ok? Poi potete chiedere il mese di prova, ci sono alla fine un'ora e mezza di episodi, ve le sparate e poi potete godere di tutto il catalogo per un mese. Il mio timore è che poi restiate imbrigliati là in mezzo e non riusciate più e vi abboniate, perché questa è generalmente una conseguenza piuttosto facile, nel senso facile da prevedere, il fatto che in tanti di voi ci caschino e ci rimanghino. Però ragazzi, io Netflix sono abbonato già da un po' ed è veramente una di quelle piattaforme che ha un costo molto irrisorio per tutto quello che offre, per cui veramente chapeau a questa società, perché mi ha fatto passare tanti bei momenti. Passiamo direttamente invece a quelle che sono state le reazioni degli anti-juventini dopo che hanno scoperto che Netflix avrebbe lanciato una serie contro la Juventus, cioè una serie sulla Juventus, che aveva come protagonista la Juventus. Là ovviamente ragazzi potete immaginare l'originalità e la non ripetitività dei commenti, immaginatevela, perché veramente è stupefacente la cosa. Ovviamente commenti scritti da anti-juventini con quoziente intellettivo molto al di sotto rispetto alla media nazionale, perché ci sono anti-juventini e anti-juventini intelligenti, perché ci sono quelli che sono fatti con lo stampino, che sono proprio così, che un po' mi ricordano quei videogiochi, no? Quando voi sbattete direttamente su un muro, no? Tu tipo Super Mario, tu sposti Super Mario e continua ad andare. No, invece questi qua sono proprio, continuano a sbattere sul muro così. E vabbè ragazzi, non ci possiamo fare niente. Possiamo solo guardare un po' di casi umani, come in questi video, e vi farò vedere alcuni commenti interessanti. Gianmarco scrive: maledico di essere abbonato in questi giorni, si può levare autonomamente qualcosa del catalogo, tipo come le inserzioni su Facebook? Netflix, che con un'eleganza pazzesca, risponde: basta non guardarlo. Luca scrive: che merda, Netflix è proprio caduta in bassa. Bassa padana, probabilmente. Dopo la piovra e Gomorra, Suburra, ecco una nuova serie sulla mafia italiana. Nagasonica risponde: ma Gomorra non è di Netflix. Nagasonica, nemmeno la piovra se per questo. Ma uno schifo come questo se la potevano risparmiare. La malavita ringrazia. Bellissima stagione, le mie puntate preferite sono state 1x3 Neymar la chiude, 1x4 Assensi è finita. Mi dia una possibilità, lo so, scasinato tutto, ho la materia grigia psicologica, devo solo avere un atteggiamento positivo. Alessandro, in versione molto Salvatore Aranzulla, scrive: dall'app Netflix tocca l'icona del menu, seleziona account, seleziona disdici piano di streaming. Esatto. Sarai renderizzato automaticamente alla pagina iscrizioni di iTunes. Esatto. Potrebbe essere necessario effettuare l'accesso ad iTunes. Seleziona Netflix, seleziona disdici abbonamento, seleziona conferma. Esatto! Ragazzi, questi erano i commenti, ovviamente quelli un po' più anche originali, se vogliamo. Immaginatevi la bassezza, ovviamente continua e ripetuta, di alcuni altri commenti presenti su i trailer di Netflix e così via. Ma parliamo della serie. Allora, a me la serie è piaciuta un sacco. Sono contento che non ci siano stati appunto dei riferimenti storici, perché la serie, ragazzi, parla di questa stagione qua, di 2017-2018. Parla della stagione vista dagli occhi dei giocatori, sia nella parte privata della loro vita e sia in quella un po' più pubblica del gioco, degli allenamenti e così via. Quindi si vanno a toccare degli ambiti che a noi persone che guardano il calcio così risultano un tantino molto sconosciuti. Oltretutto è molto bello, perché guardare gli allenamenti, guardare tutto il lavoro che c'è dietro di preparazione a una partita è sicuramente molto molto bello, per cui veramente andate a scoprire un sacco di cose che magari davate per scontato, però là andrete un po' ad approfondirle, ecco. E il mio protagonista principale, cioè il mio protagonista preferito di questi tre episodi, il figlio di Pjanic, che a me quel bambino può far ridere solo a guardarlo, è un furbetto secondo me, poi calcia delle pallonate più forti del padre, oh, mi sta simpatico, ecco. Diciamo che quando l'ho visto mi ha fatto un sacco ridere. Ragazzi, veramente andatevela a vedere perché ne vale la pena. A
parte, ragazzi, non ci guadagno nulla dalla marchetta a Netflix, però secondo me una volta anche che apprezzerete questi contenuti, sono sicuro che non vi libererete facilmente di questa piattaforma, a meno che proprio non siate non amanti dei film e delle serie TV, ma se vi piacciono leggermente siete spacciati. Ragazzi, io vi do appuntamento a domani per le live reaction di Toro Juventus, il derby della Mole. Non sarò allo stadio, avevo intenzione di andarci, ma ragazzi, pagare 40 euro in un settore angusto dello stadio in cui la visuale non è neanche delle migliori, per poi essere presenti di tutta la partita, per poi tardare là un'ora in più quando finiva la gara, non ne avevo assolutamente voglia, per cui me la guarderò a casa, non so, magari potrebbe esserci anche Vincenzo di BB Channel, potremmo rifarle assieme queste live. Ragazzi, vi do appuntamento direttamente a domani. Ovviamente se perdiamo, sfogo da lupo stanco alla lupo stanco sul canale, non metterò mai le live reaction una volta che la Juventus perde. Ok, ragazzi, vi do appuntamento veramente a domani, mi raccomando iscrivetevi, commentate, like sui video e che dire, fino alla fine, forza Juventus. We'll be right back.